Quando pensi a un oggetto, a un gioiello, al primo anello, al primo regalo importante, pensi sempre al diamante. Il diamante è per sempre, insomma. Sotto la luce del diamante, con i colori della giostra del Saracino, al via l'edizione di settembre 2018 di Gioiello in Vetrina, l'ottava edizione di questa fortunata manifestazione. Il prossimo sarà il fine settimana probabilmente più importante anche a livello turistico ed immagine per la città, perché Giostra del Saracino e Fiera Antiquaria al Prato sono una bomba esplosiva a livello turistico, quindi si cerca di far vedere una città viva proprio in un momento dove il grande movimento di pubblico possa comunque anche servire come sempre per far conoscere la città e magari condividerla sui social, che oggi sono uno strumento incredibile per far sì che poi tu ti possa costruire comunque diciamo un brand turistico, che è quello che ci interessa di più per i prossimi anni. Quello che mi interessa sono i risultati e quindi soprattutto la soddisfazione degli operatori e anche l'opportunità, la possibilità da parte dei turisti che vengono all'interno della nostra città di conoscere ancora meglio, più da vicino, quelle che sono le peculiarità del nostro territorio. Gioiello in Vetrina è anche un'occasione per tutti i visitatori di essere a stretto contatto con gli operatori del settore, distinguere dunque una pietra artificiale da una naturale e capire la storia di ogni gioiello. Beh, diamante naturale è quello che si è formato naturalmente nella crosta terrestre per processi di miliardi di anni, quindi diamante naturale è unico nel suo genere e quindi per le sue caratteristiche. Il diamante sintetico è un diamante che ha le stesse caratteristiche fisico-chimiche del diamante naturale, però è prodotto artificialmente in laboratorio dall'uomo. Il consumatore non lo può distinguere, è questo che noi infatti mettiamo in guardia tutti coloro che vogliono acquistare un diamante, di rivolgersi sempre il proprio gioielliere di fiducia, un gemmologo che sicuramente potrà consigliargli al meglio. Le persone sono più invogliate anche sia a vedere l'oggetto che magari anche a acquistarlo, perché chiaramente dentro il negozio con le vetrine doppi vetri e l'entrata un po' con il campanello che devono suonare, chiaramente hanno un pochino più riguardo a entrare. Diciamo sempre ai nostri operatori che bisogna valorizzare la cultura del prodotto, perché all'interno di un gioiello c'è veramente una grande storia, la storia del gioielliere che lo propone, che lo racconta, ma la storia del produttore o dell'artigiano. Un gioiello è unico, come è unica questa manifestazione che si svolge ormai da 8 edizioni in questo bellissimo ambito che è il chiostro della biblioteca. In questo chiostro si sono venduti tanti oggetti preziosi, perché Bruschi, facendo la sua fiera, voleva proprio portare tutto nel mercato, non gli oggetti esclusivi e basta. Insomma, il bello era proprio scoprire tra tutto l'oggetto che di valore, l'oggetto che ti piaceva. Ma i gioielli, gli argenti di Tiffany, tutti questi oggetti particolari, quelli li racchiudeva dentro questo chiostro.